Buonasera a tutti voi e benvenuti, grazie di essere in mia compagnia in questi 10 minuti che dedichiamo alla cucina. Allora, voi sapete che a me normalmente piace preparare delle ricette per aperitivi o comunque per dolci. Oggi usciamo dagli schemi e ci prepariamo dei malfatti di ricotta e spinaci. Quindi un primo assolutamente leggero, molto delicato, facile da preparare, poi vedrete l'impasto si realizza veramente in pochissimo tempo. Che dire, ricettina light, post festività, ci sta. Che dite? Buonasera a tutti, Antonino, buonasera, Mary, ciao, Giovanni, buonasera a tutti, come state? Allora, Giuseppe, buonasera, benvenuto. Allora, cominciamo subito. Dunque, nell'induzione io ho inserito due padelle, una la utilizziamo per andare a sciogliere il nostro condimento che sarà a base di burro e salvia, quindi molto semplice proprio per dare risalto all'impasto che andremo a preparare, ok? Quindi io adesso accendo subito l'induzione, se voi avete i fuochi tranquillamente con i fuochi, mettiamo 100 g di burro a sciogliere, qualche fogliolina di salvia, va bene? E qui lo lasciamo acceso. Mentre nell'altra padella ho messo dell'acqua a bollire con un po' di sale perché poi andremo a lessarli in velocità, ok? Allora, adesso mi sposto un pochino con la fotocamera perché altrimenti non riuscite a vedere bene il piano di lavoro. Ecco qua. Magari se mi fate sapere se l'audio è buono, vediamo un po'. Se l'audio è buono, se vedete bene lo schermo, se non vedete tutto potete trascinare i messaggi sulla destra. Buona serata, Claudio, buonasera, Monica, buonasera. Ok, allora cominciamo subito. Prepariamo l'impasto, molto semplice. Allora utilizzeremo un uovo, quindi andiamo a romperlo subito. Ecco qua, adesso mi prendo anche una forchettina. Allora, la dose che adesso vi darò sarà per 4, ok? Per 4 persone. Allora, andiamo a rompere l'uovo, poi ci mettiamo un pochino di sale, aggiungiamo del pepe, ecco, chiaramente dose del pepe in base un po' anche ai vostri gusti, e io ci metto sempre anche un pochino di noce moscata, anche qua ovviamente va un po' a gusto. Adesso mescoliamo il tutto. E adesso prendo una ricotta. Allora, per quanto riguarda la ricotta, scusate che abbasso il burro che si sta sciogliendo, per quanto riguarda la ricotta è fondamentale, quindi l'ingrediente deve essere un prodotto fresco, quindi preso in latteria, perché la ricotta veramente vi dà un giro di chiave al nostro impasto. Prendo subito dal frigo, solo un attimo, ecco qua. Lo tengo in frigo perché altrimenti se lo teniamo fuori la ricotta si ammorbidisce un pochino troppo e si rischia poi quando andiamo a fare l'impasto di dover aggiungere più farina quando magari non ne necessita. Di conseguenza deve rimanere sì un impasto morbido ma anche asciutto. Allora, adesso prendiamo. Allora, inseriamo 300 g di ricotta. Va bene? Ecco qua. Mettiamo tutta, io l'ho già pesata, quindi sono tranquilla che la dose è corretta. Ok, adesso andiamo a impastare tutto quanto e poi andiamo ad aggiungere gli spinaci. Io spero che vi piaccia una ricetta leggera. Vi piacciono le verdure? Che dite? Ok, allora adesso mescoliamo il tutto. Per quanto riguarda gli spinaci, che adesso vi farò vedere. Dunque potete utilizzare o un prodotto fresco oppure degli spinaci surgelati se non c'è problema. Io normalmente li cucino sulla padella con un pochino di olio e un pochino di sale. Perché sulla padella? Allora, in tante ricette dicono di lessarli e poi procedere all'eliminazione, diciamo, dell'acqua in eccesso. Appunto per questo io utilizzo la cottura in padella perché così sono sicura che riesco ad asciugare bene gli spinaci. Eccoli qua. Allora, ve li presento, io li ho già cotti, che così vi tolgo questi 12-15 minuti di cottura. Di spinaci ne aggiungiamo 500 grammi. Allora, io comunque poi le dosi ve le andrò a scrivere sul post, quindi anche se non prendete nota, li trovate poi scritte, va bene? Ok, allora a questo punto andiamo un pochino a mescolare tutto questo composto, quindi vedete c'è tantissima verdura. Per questo vi dicevo che è un primo molto leggero,
Poi andremo a mettere appunto un po' di farina, la andremo a mettere nella quantità di 80 grammi, poi ce ne terremo un pochina per andare a dare la forma a questi malfatti. Si chiamano così proprio perché si vanno a preparare a mano in buona sostanza. Quindi si dà la forma, anche lì in questo caso si possono dare più forme, si possono fare più piccolini, un pochino più grandini. Io normalmente, poi vedrete, li faccio un pochino più grandini, un pochino tipo forma canedeli, ecco, giusto per capirci. E circa ne verranno più o meno un 3 a persona, occhio e croce. Ok, allora adesso ho mescolato il tutto, aggiungo la farina. E quindi il nostro composto è praticamente quasi pronto. Di conseguenza, vedete, in un attimo si prepara il tutto. Allora, sì, è vero, gli spinaci erano già pronti, però alla fine sono proprio 10 minuti. Per dire, tante volte potete anche pensare di prepararli il giorno prima, sì che poi il giorno che avete la cena vi trovate che avete già la base pronta. Ok, che dite? Diamo un'occhiatina. Simona, buonasera! Giovanni, buonasera, Roy, buonasera a tutti. Ok, allora oggi appunto facciamo questo primo delicato, poi magari una delle prossime ricette sarà ancora salata presumibilmente, prima o poi vi faccio anche un secondo. Sentite invece piuttosto, datemi un po' un feedback, con l'audio ci siamo, si sente bene? Ok, allora a questo punto siamo quasi pronti, diamo un'ultima mescolata e poi procediamo a dare la forma e poi andremo a lessarli. Allora, quando li avete preparati, ecco, adesso vi do anche qualche indicazione. Una volta preparati potete procedere o a, appunto, a lessarli direttamente, oppure potete pensare di conservarli anche in congelatore, utilizzarli in un secondo momento. Allora, adesso l'impasto è pronto. Abbiamo mescolato bene tutto, prendiamo una carta forno che ci serve per andare a creare queste piccole forme e poi le passiamo nuovamente un pochino nella farina per poter unire il tutto. Allora, dunque, vediamo un po' adesso se si vede bene, perché cambiando un po' la prospettiva non vorrei che si veda un po' meno. Cucchiaio alla mano. Ok? Allora, adesso ci aiutiamo con la mano e prendiamo, vedete, questa è la dose. Quindi ci prepariamo dei mucchietti più o meno della stessa misura, occhio e croce. Poi anche se qualcuno vi risulta un pochino diverso, non c'è problema, insomma, qualcuno mangerà quello un pochino più grande. Ok, ecco qui. Allora, magari io ve ne faccio giusto qualcuno per dimostrazione, non vi voglio intrattenere più del necessario. Poi dopo io procedo con la mia cottura, perché anche io stasera ho degli amici e appunto li preparerò, visto che li sto facendo per voi, e poi noi faremo l'assaggio. Se poi qualcuno di voi avrà voglia di provarli, sapete che mi fa molto piacere sapere la vostra opinione, le vostre considerazioni. Anzi, vi ringrazio per i messaggi e le foto che mi mandate. Allora, metto un attimo in disparte questa parte del composto, che così poi me lo finisco più tardi. Adesso passiamo a un secondo passaggio, che è quello di andarlo un attimo ad infarinare. Quindi, se io vi ho dato la dose degli 80 grammi di farina, sono gli 80 grammi che servono nell'impasto. Però poi utilizziamo un piattino, vedete, e all'interno ci mettiamo ancora un pochino di farina, che è quella che ci serve adesso per andare a dare bene la forma. Cosa facciamo? La prendiamo come fosse una semplice polpettina e la passiamo così nella farina, senza abbondare, deve essere proprio una spolverata e poi si dà la forma. Allora, potete pensare o di dare una forma ovoidale, quindi adesso vi faccio vedere, così, ok, oppure si può fare proprio una forma più rotonda. A me piace un pochino più rotonda, se devo dire la mia. Che dite? Voi l'avete mai provata questa ricetta? Perché poi in realtà
Le ricette spesso si ripetono, non è che nessuno di noi, diciamo, inventa più di tanto, però la differenza sta che ognuno di noi ha le proprie dosi e questa è una cosa non di poco conto, a mio avviso. Che dite? Vi capita anche a voi ogni tanto di provare magari qualche ricettina e dire ma io forse avrei messo un pochino di più di questo ingrediente, un po' meno dell'altro, perché poi ognuno di noi deve un po' adattarla, ok? Allora, tornando al nostro impasto, praticamente vedete è un impasto molto molto morbido, deve risultarvi, perché poi quando sarà lessata resterà veramente sofficissimo, ok? Per quello vi dico, non bisogna abbondare con la farina all'interno, proprio per lasciare la morbidezza, perché se abbondate un po' di più vi risultano un pochino più corposetti. Quindi giusto una passata veloce anche qui, ecco, adesso noi ce li siamo preparati, giusto due porzioni ci abbiamo qua. Mi dispiace che non posso farveli assaggiare. Allora, adesso li ho preparati, mi pulisco un secondino le mani, ecco qua. Adesso prendiamo la padella, quella da wok, praticamente io uso quella, ma voi potreste anche utilizzare una padella un pochino più alta, e andiamo a procedere con l'ebollizione dell'acqua e inseriamo dentro questi malfatti che abbiamo appena preparato. Allora, adesso spostiamo bene il tutto così prendiamo un po' un'inquadratura diversa. Scusate che sapete che io sono qui da sola con il mio video e quindi devo cercare di organizzarmi. Bene, mi sembra che si veda. Allora, spostiamo il burro da questa parte e mi prendo la pentola con l'acqua da questa parte qua. Allora, qui sta già bollendo. Adesso si tratta semplicemente di immergerli, ok? Quindi 1, 2, 3. Quindi è molto veloce. Voi potete anche farlo all'ultimo quando vi arrivano gli ospiti, sicuramente appena lessati e poi passati nel burro sono molto più buoni che se non preparati prima. Però se non avete il tempo, nulla vi vieta di farlo, gli date poi una passata all'ultimo nel burro e sono pronti per essere serviti nel piatto. Ok, adesso lasciamo qualche minuto che vengano a galla, che salgano bene come gnocchetti, e poi li andiamo a togliere con una spumarola e sono pronti per essere messi nella padella con il burro. Ok, io spero che questa ricettina vi piaccia. Vedete, alla fine è veramente estremamente veloce e comunque un primo delicato che normalmente, insomma, piace a base di verdura, le donne di solito le apprezzano. Ok, allora adesso sono praticamente pronti, anche perché se considerate gli spinaci sono già lessati, la ricotta, e quindi ci basta proprio toglierli, ecco qua, e andiamo poi a passarli nel burro. Quindi vedete, in un attimo il nostro primo è fatto, vedete? Ecco qua. Non riesco ad avvicinare bene la fotocamera, però penso che si veda abbastanza bene. Quindi si lasciano un po' sgocciolare e sono pronti. In un attimo li abbiamo preparati. Allora, io per esempio li vado a condire con del burro e della salvia. Però, ad esempio, si potrebbe anche pensare, se vi piace, di utilizzare una salsa di pomodoro. Quindi a questo punto gli diamo una bella passata nel burro e poi possiamo andare a servire nel piatto. Andiamo a servire nel piatto e possiamo mettere poi come finale della ricotta affumicata, se vi piace, oppure del parmigiano reggiano. Ecco qui. Allora, loro sono pronti, adesso li metto da questa parte e poi li vado a impiattare. Allora, avete visto, quindi un primo molto facile, veloce. Io attendo ovviamente vostre considerazioni, vostre opinioni in merito, se avrete il piacere di provarle. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione che mi dedicate. Vi do un bacione e buona serata. Ciao a tutti!